রা জয় বোমা Benvenuti a Consito Appuntamento con Achiare lettere In tutti questi giorni abbiamo parlato molto di emergenza e incendi. Il Salento Brucia è stato il titolo di molti dei nostri servizi e da allora abbiamo voluto approfondire qual è la problematica reale, fare un primo bilancio dopo il patto che è stato stilato il 15 giugno, un patto di emergenza proprio sugli incendi boschivi e venire qui presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di Lecce per parlare direttamente col comandante e chiedere a lui, qual è la reale situazione del Salento? Cosa è cambiato rispetto agli altri anni, causando una vera e propria emergenza più degli altri anni? E se in questa emergenza può dipendere anche il fatto che nelle campagne ci siano molte ehm, sterpaglie e molti alberi d'olivo secchi che spesso richiedono un ingente impegno economico proprio per lo smaltimento? Quindi ci può essere anche l'occhio lungo della criminalità organizzata, ci può essere l'imprenditore che non riesce a sostenere anche anche l'importo e la spesa di uno smaltimento boschivo e quindi purtroppo dar fuoco a quelli che sono gli alberi? Insomma, abbiamo chiesto tutto al comandante, quindi seguiteci per avere le risposte. Comandante, noi spesso abbiamo fatto dei servizi giornalistici parlando di Salento brucia, cioè, siamo in un reale, una reale emergenza? E come ogni anno, l'emergenza del Salento è predominata da, eh, da questi fenomeni. Le abbruciature delle, delle stoppie, le abbruciature dell'erbaccia dell erba, dell lungo le nostre strade provocano questi fenomeni che sono nel Salento di particolare entità, è vero. Lei crede che ci sia una forma dolosa dietro? Non si può, non si può definire a tutto tondo. Ci sono sicuramente delle situazioni colpose dovute all'incuria magari a delle operazioni che maldestramente vengono fatte, seppur vietate, ci sono delle specifiche ordinanze emanate dai sindaci che in applicazione della legge regionale vietano qualsiasi utilizzo di fiamme libere in campagna dal primo giugno e quindi c'è senz'altro un comportamento omissivo, anomalo che può determinare situazioni del genere. C'è chi è pronto a giurare che l'axilella sia una complice di questa emergenza. Molti imprenditori, dovendo estirpare gli alberi d'olivo, preferiscono dar fuoco. Questa è una, è una paura e anche una, un riflettore che ha acceso la nostra attenzione e preferiremmo smentirlo laddove fosse possibile. Lei che dati ha in mano? Allora, noi siamo gli operatori che per, come corpo nazionale siamo deputati allo spegnimento. E ovviamente non ci poniamo il limite di capire quello che c'è stato prima, se non nelle attività che sono soggette al nostro controllo. Eh, purtroppo le, le, le campagne che bruciano non sono soggette al controllo preventivo dei vigili del fuoco, ma ben altri enti dovrebbero controllare appunto le condizioni generali. Nel caso del, del, degli alberi secchi per la xylella ovviamente sono un aggravio delle condizioni normali, è chiaro che un, un campo di, 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 di sterpaglie che prima bruciava comunemente coinvolgendo magari anche rifiuti tossici, oggi vede anche l'incremento del carico di incendio proprio dovuto alla presenza di questi arbusti, di questi alberi di grosse dimensioni e quindi non fanno altro che aggravare una situazione già, già del tutto compromessa. Non possiamo definire nulla sulla origine, se c'è una particolare eh, attività specifica alle spalle, già con il prefetto nell'anno passato, eh, quando alcune situazioni di stampa avevano ipotizzato un'azione un dolosa, avevamo approfondito appunto, con Sua Eccellenza il prefetto di Lecce alcune situazioni chiedendo agli altri corpi dello Stato, non, non da ultimo ai carabinieri del corpo forestale e quindi non avevamo elementi per poter definire che ci fosse una specifica causa originaria. D'altronde il Corpo Nazionale e i pompieri non si pongono questa attenzione, ma devono andare a spegnere per la salvaguardia delle persone eventualmente sono coinvolta, anzi permettetemi di ricordare che purtroppo ahimè una persona di 65 anni l'altro giorno ha perso la vita essendo rimasta coinvolta in uno sterpaglio, quindi un, un grido di allarme, attenzione, sono situazioni molto pericolose che se vengono perse e eh, eh, non più controllabili possono addirittura arrivare. Alla perdita della vita umana, una cosa che per quanto ci riguarda, come penso che riguardi un po' tutti, non è, non, è del, non è accettabile neanche per pulire un piccolo appezzamento di terreno in campagna, seppur incolto. Comandante, nei giorni scorsi c'è stato proprio un tavolo tecnico in prefettura con Sua Eccellenza il Prefetto, cosa è emerso? È emerso che eh, dei 94 sindaci convocati, eh, qualcuno non era, non era collegato, purtroppo erano, erano per le, la, video, la videoconferenza non consente a tutti quanti di, di potersi collegare, eh, ma ha emesso un piacevole coinvolgimento di tutti gli altri enti eh, che sono preposti a una tutela di un bene ambientale come questo della nostra, del nostro territorio. E quindi per fortuna quel tavolo convocato dal Prefetto di sensibilizzazione Sortirà un tavolo tecnico specifico con il coinvolgimento e quindi nelle prossime ore dovrò sentire i vari comandanti o i vari responsabili di associazioni, categorie o anche centri di, di gestione di parchi e di consorzi. Il 15 giugno è partita proprio una campagna di prevenzione e anche di tutela diciamo, di quelli che sono gli, gli incendi boschivi, quindi avete incentivato una campagna sia di prevenzione che di eh, aiuto proprio a quello che è il comando provinciale. E avete i primi dati, sta funzionando questo protocollo? Quella eh, si chiama campagna antincendi boschivi 2021 ed è un compito in convenzione stipulato tra la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Puglia e la Regione Puglia. Eh, attenzione, forse è il caso di, di richiamare questo aspetto. Gli ambiti dello spegnimento delle, degli incendi boschivi sono di competenza della Regione e per questo motivo la Regione stipula delle convenzioni con gli enti sul territorio. Uno di questi siamo noi, così come viene coinvolta la Protezione Civile Regionale, così come viene coinvolta l'Arif e i Carabinieri della Forestale. E quindi noi nel nostro piccolo siamo deputati alle operazioni di spegnimento. Non abbiamo compiti né di prevenzione, né di, eh, di coordinamento, né di, eh, di approfondimento. Noi eh, facciamo, eh, speriamo bene, il nostro lavoro di spegnimento, però ovviamente la innumerevole eh, situazione che è partita dal 15 di, di, di giugno, ma anche molto prima. Quest'anno le condizioni ambientali hanno determinato un proliferarsi eccessivo della massa biologica delle erbacce delle condizioni molto particolari eh, dovute all'acqua abbondante nei primi mesi di maggio e subito dopo un grande soleggiamento, hanno sviluppato una grande quantitativa di massa e combustibile e ragion per cui il nostro compito è quello, ahimè, di andare a spegnere. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, evitate al massimo qualsiasi forma di, 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 che possa indurre un principio di incendio, qualsiasi forma. Non pensate di poterlo fare con le vostre mani, perché non è assolutamente possibile. Quindi soltanto con i nostri mezzi e con le nostre competenze riusciremo ad affrontare questa cosa. Ovviamente le innumerevoli chiamate che ogni giorno siamo arrivati addirittura a punte di giornate, di cento chiamate, non sono sostenibili. Spesso addirittura siamo costretti a richiamare personale delle province limitrofe che magari risentono un po' meno di questo fenomeno, no, tipicamente salentino. E ovviamente quindi coinvolgiamo i nostri colleghi e amici del Comando di Taranto e del Comando di Brindisi. Sono addirittura coinvolgendo anche la direzione regionale per far arrivare l'elicottero e altri mezzi da tutta, la, da tutta la Puglia, da tutta la regione. Comandante, voi siete impegnati nelle emergenze, ma avete anche da gestire le ordinarie necessità cittadine, quindi anche l'incidente stradale che si viene a verificare, anche l'emergenza del cittadino che vi chiama perché magari è rimasto fuori casa, ha bisogno del suo vostro supporto. Come fate a conciliare tutto? E come facciamo? Facciamo cercando di creare una priorità, soprattutto quando arrivano 100 chiamate per incendi di, di sterpaglie, come le chiamiamo noi. Dobbiamo ovviamente salvaguardare la vita umana. E quindi lì dove riusciamo cerchiamo di coordinarci e di poter soddisfare in primis quelle attività che riguardano dei pericoli incombenti sulle persone. Aumentano le necessità e arrivano come ogni anno anche i comunicati a raffica di quelli che sono i sindacati che giustamente fanno sentire anche le loro eh, necessità e la loro voce. Una delle, mh, della voce unanime di tutti i sindacati del, che eh, supporta il vostro corpo è quella che manchino mezzi ai vigili del fuoco. Le necessità soprattutto qui per in provincia di Lecce è di richiedere dei mezzi in ausilio alla vostra attività. È reale, mancano. Mezzi per poter garantire la sicurezza ai cittadini? Condividiamo pienamente le, le, le loro doglianze, le loro doglianze le loro preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni. Insieme cerchiamo di trovare soluzioni immediate per, per, per alleggerire un po' questo enorme carico di lavoro. Ovviamente eh, i mezzi che vengono stressati in maniera abnorme in questo periodo. Risentono di maggiore necessità di manutenzione e quindi, ovviamente, rimportando eh, i mezzi specifici, eh, mancano i mezzi specifici per affrontare questo tipo di, 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 eh, di, di avvenimenti. Eh, pensate, dovete immaginare che ci sono degli appezzamenti di terreno che sono ormai abbandonati e ricoperti da serpagli, magari anche con alberi di enormi, di enormi quantitativi di xylella abbandonati, e dovete immaginare che, effettivamente, raggiungere ogni angolo di quel terreno molto grande, non può essere fatto con dei mezzi che noi abbiamo in dotazione, ma sono dei specifici mezzi piccolini, adatti per entrare su dei tratturi, addirittura con strade inesistenti. E che ovviamente sono stressati al massimo in questo periodo. Se dovesse avvenire come avviene la concomitanza di due, tre, quattro mezzi del genere specifici per questa attività in contemporanea, è ovvio che noi andiamo, andiamo molto in sofferenza. quindi, le doglianze delle organizzazioni sindacali sono queste e hanno perfettamente ragione. Bisognerà sviluppare in termini eh, perentori un'attività di ricognizione di mezzi adatti per questo tipo di attività, che ripeto è specifica e peculiare delle aree salentine. Ahimè purtroppo altre regioni o addirittura altre province della nostra bella Puglia non soffrono analogamente di questo tipo di fenomeno. Comandante, possiamo chiudere il nostro speciale con un appello da parte sua ai nostri telespettatori? L'appello l'ho accennato all'inizio: evitate qualsiasi forma di innesco di abbruciamento. Anche se pensate di poterlo dominare e gestire, ebbene, una folata di vento all'improvviso vi può cambiare lo scenario e quindi vi trovereste all'interno di un incendio diffuso, molto pericoloso. Abbiate sempre accortezza. Purtroppo non possiamo mai operare in questa maniera e ovviamente qualsiasi segnalazione che voi potete fare quando vedete fisicamente un incendio, fatela utilizzando il 115 e anche i numeri dedicati dagli altri corpi dello Stato. Quello dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, 15-15, che ovviamente si svilupperanno nella mutua azione tra lo spegnimento di una serpaglia anche che potrebbe diventare un incendio di bosco. E noi ringraziamo il comandante dei Vigili del Fuoco, dottor Antonio Panaro, per l'ospitalità e le dichiarazioni che ci ha concesso. Grazie mille, comandante. Grazie a voi per l'attenzione che ci consentite di dare questi messaggi di prevenzione. Attenzione, non accendete fuochi non controllabili. E a voi cari telespettatori diamo appuntamento con lo speciale a chiare lettere ogni giovedì alle 22.45 e ogni sabato alle 13.10, sempre per raccontarvi quello che accade nella nostra provincia e nella nostra regione a chiare lettere.